Ray LoveLoke è morto, l'attore aveva 67 anni. Come è morto Ray LoveLoke? All'età di 67 anni si è spento questa mattina a Trevi l'amato attore e cantante italiano Ray LoveLoke. Il suo cognome deriva dalle origini inglesi del padre. Andrea, il fratello dell'attore, lo ha comunicato all'ANSA, spiegando: aveva un tumore che ha combattuto coraggiosamente, ma negli ultimi due mesi le sue condizioni si erano aggravate. LoveLoke nel corso della sua carriera ha girato moltissime fiction e film ed era amato e seguito da moltissimi fan. Già da giovanissimo è apparso in Banditi a Milano di Carlo Lizzani. Film e fiction più famose con Ray LoveLoke. Tra i vari film e fiction con Ray LoveLoke, potrete sicuramente ricordare alcuni suoi grandi successi, quali Cassandra Crossing. Tra i polizieschi più famosi, invece, ricordiamo: Uomini si nasce, Poliziotti si muore, Squadra Volante e Pronto ad uccidere. Dagli anni 80 in poi, l'attore si è dedicato maggiormente alla televisione, diventando uno dei protagonisti più amati di molte fiction. Tra le tante, La Piovra 5, Commissario Rex, Incantesimo e Caterina e le sue figlie. Tra le ultime ricordiamo invece L'Allieva.